Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, la storia di oggi sarà un po' rapida perché non ho tantissimo tempo perché sto proprio per partire per l'Italia e tra l'altro stanno facendo dei lavori in corso proprio al mio piano. Io adesso sono al 21° piano di questo palazzo e proprio questa settimana stanno facendo i lavori, quindi mi sto ritagliando proprio questi 20 minuti per riuscire a registrare questo video, però volevo veramente aggiornarvi su quello che sta succedendo e su una storia che mi ha particolarmente scioccato negli ultimi anni e volevo condividerla con voi. Vi dico già che questo sarà il primo di una serie di video in cui andremo a vedere la chirurgia, cioè i risultati che sono riusciti ad ottenere una serie di persone attraverso la chirurgia, dei risultati che magari alcuni potranno trovare sorprendenti, altri potranno trovare magari quasi spaventosi, però lascio a voi la decisione. Io sono dell'idea che se una persona vuole rifarsi e è contenta col risultato, si sente bene con se stessa, non vedo perché ci sono dei problemi. E so che ci sono molte persone, soprattutto in Italia, in Asia la cultura è un po' diversa per quanto riguarda la chirurgia, specie in Corea, ma in realtà anche in Giappone. In Italia so che ci sono molte persone che sono in qualche modo contro o comunque la vedono quasi di malocchio, quando cioè secondo me è molto sdoganata, più in Corea comunque che in Giappone, come dicevo, perché infatti in Corea sono abbastanza palesi sulla tipologia di chirurgia che fanno e lo dicono apertamente, mentre qua in Giappone si fanno per lo più un tipo di chirurgia che è chiamato Pucci Seikei. Seikei sarebbe chirurgia, mentre Pucci sarebbe tipo piccolino, una piccola chirurgia che non nota nessuno, mentre in Corea sono molto più invasivi. In ogni caso, a patto che tutto sia fatto in salute e che nessuno sia obbligato a doversi rifare e è per una sua scelta, secondo me non deve esserci nulla di male in tutto ciò. Allora ragazzi, avrei questo piccolo annuncio da fare prima di iniziare con questo video, che è: se siete dei disegnatori e vi potrebbe interessare collaborare con me alla realizzazione magari di storyboard per alcune pubblicità o magari alcune foto mie che faccio per Instagram, vi chiederei gentilissimamente di mandarmi un DM su il mio Instagram, Sebastiano Serafini, che così possiamo metterci in contatto se chi lavora con me ritiene che i vostri disegni siano diciamo in linea con quello che queste pubblicità cercano, eccetera eccetera. Io sto veramente cercando di formare un mio team in Giappone e quindi spero davvero di poter collaborare con tanta gente talentuosa come magari potresti essere tu. Vi dico, all'inizio i lavori saranno un po' pochi, però ho intenzione di aprire la mia azienda qua in Giappone, quindi se appunto vedo che ci troviamo bene, lavoriamo, può anche iniziare da essere magari qualcosa di saltuario, magari iniziamo con qualcosa di piccolo, tipo un piccolo storyboard, magari per cose minori, finché poi potrebbe tradursi in qualcosa di molto più grosso e corposo. Io voglio davvero che ci sia comunque tanta fiducia e che riusciamo a trovare qualcosa che faccia beneficio per entrambi, perché veramente mi è capitato anche di conoscere gente anche talentuosa che però per qualche motivo non siamo riusciti a metterci, a sintonizzarci sulla stessa linea, e spero che con nuovi collaboratori non succeda così, perché io vi assicuro che tutte le persone che lavorano a questo canale, ma anche a tutti i miei altri social e fanno cose insieme a me, io credo tantissimo in queste persone e voglio davvero condividere con loro anche le cose che faccio, i benefici magari o le cose che riesco a guadagnare. Quindi questo sarebbe il mio obiettivo a lungo termine. Ovviamente per poter arrivare lì serve che ci sintonizziamo e ci mettiamo d'accordo. Ovviamente è retribuito tutto quanto, però ecco, più la collaborazione aumenta e più ci saranno dei benefit. Ecco, tutto qui. Spero che mi contatterai se sei interessato. Torniamo al video. Il caso di oggi tuttavia mi lascia molte domande, perché la ragazza di cui andremo a parlare, tale Vanilla Chanu, diciamo che è vero che parte di questa decisione di rifarsi è una sua scelta, ha lavorato tantissimo per potersi rifare, dall'altra parte però c'è da dire che forse a questa scelta è stata condotta per via di come era stata trattata a scuola, da alcuni bulletti e anche e soprattutto secondo me dal non supporto che le è stato dato dalla sua famiglia, ma andremo adesso nel dettaglio a vedere questa storia.
Questa ragazza ha speso più di 100.000 dollari, quindi una cosa come 80.000 euro, per diventare una bambola francese, una French doll. E a detta sua ha subito una cosa come 100 diversi interventi di chirurgia. Tra l'altro c'è da dire che questa donna modella, anche se vogliamo chiamarla così, cioè una modella un po' particolare, ha anche più si andava a rifare e più collaborazioni riceveva anche con varie cliniche di chirurgia, perché è diventata una specie di personaggio, quindi magari ha speso 100.000 dollari, ma poi ne ha ricevute magari altrettante gratuite. Quindi, capito, secondo me la spesa della quantità di interventi che si è andata a fare, secondo me aumenta notevolmente, anche perché i denti, ha detto che le sono costati tipo 20.000 dollari, quindi solo i denti da sole, che in realtà sono una cosa anche abbastanza semplice da rifare, comunque hanno avuto un costo del genere. Quindi secondo me la spesa non è, secondo me quella cifra di 100.000 dollari non è attendibile, anche perché comunque questa cifra a cui tanti giornali, soprattutto testate straniere, fanno riferimento, si si affida soprattutto a dati che sono stati condivisi 3-4 anni fa, e negli ultimi 3-4 anni Vanilla ha subito molti altri interventi, come anche ne parla apertamente nel suo canale YouTube. Alcune delle operazioni che è andata a farsi sono, vabbè, liposuzione, gli impianti di ciglia, non so come si chiamano, le extension permanenti delle ciglia, poi si è fatta, si è rifatta il seno, e tra l'altro si è andata anche a mettere una protesi nella fronte. Tra l'altro, come si è andata a mettere questa protesi è molto grafico, perché come hanno fatto praticamente, hanno fatto le incisioni qua dietro allo scalpo, hanno riversato tutta la testa e poi hanno inserito questa protesi e poi l'hanno ricucita, diciamo. E mi chiedo, non potevano farsi del silicone, cioè aggiungere, non lo so, magari qualche dell'acido ialuronico qui? Magari vi starete chiedendo, me lo sono chiesto anch'io, ma in realtà questa domanda Vanilla ha risposto dicendo che non poteva farlo, perché se si fosse messa dell'acido ialuronico o qualche sostanza, comunque c'era il rischio che si muovesse e quindi le serviva qualcosa di più permanente. Avrebbe potuto fare un'incisione al lato e poi inserirla, però sarebbe stata antiestetica poi vedere la cicatrice, quindi ha preferito fare questa operazione veramente pericolosa, secondo me. Tra l'altro, cioè, è incredibile come, perché il motivo per cui si è rifatta la fronte è perché voleva un volto più tridimensionale, quindi se aveva la fronte troppo piatta non riusciva ad arrivare a quell'ideale di bellezza che lei aveva nella sua testa. Un'altra operazione a cui è andato incontro è anche stato l'allungamento delle gambe, che sinceramente è assurdo quello che questi pazienti vanno incontro, perché devono proprio spaccare le ossa, non so in quale modo le allunghino, però questa operazione ti permette, dopo un periodo veramente in cui non puoi nemmeno camminare per 6-7 mesi, di risultare una cosa come 7, dai 7 ai 10 cm più alto. Poi dipende un po' da paese a paese e da clinica a clinica, però veramente i risultati sono incredibili, cioè immaginatevi crescere di 7 o 10 cm, cioè un risultato a cui penso che molti di voi è un risultato a cui penso che molti aspirerebbero. Ragazzi, poi vi faccio vedere magari dei piccoli video di documentari cinesi che hanno ricostruito la storia di questa donna, sono veramente inquietanti, non so voi. La cosa che più balza all'occhio è che quando voi vedete queste due persone non sembrano assolutamente la stessa, sembrano proprio due persone che vengono da due pianeti diversi. La cosa più incredibile è che se voi vedete il risultato raggiunto dopo tutte queste operazioni, cioè non sembra neanche più nemmeno asiatica, a me sembra una ragazza magari europea, e quindi forse da un certo punto di vista è riuscita a raggiungere questo suo ideale, questo suo sogno di bellezza che magari si era imposta, però a quale costo, mi chiedo. In ogni caso, come vi dicevo, Vanilla è riuscita ad ottenere un gran numero di follower in Giappone. Ci sono veramente delle ragazze che l'ammirano per tutto il suo coraggio e per essere riuscita in qualche modo a prendersi una rivincita nei confronti dei bulli che la bullizzavano a scuola. La possiamo vedere magari su varie riviste, mi è capitato anche su alcuni poster, soprattutto su alcune pubblicità magari relative a plastic surgery cliniche che vengono passate su Instagram, l'ho vista più volte. Anche a volte ci è capitato di lavorare a stessi PR, per esempio sono andato in questo locale che promuoveva Shisha e anche lei ha fatto lo stesso lavoro, quindi alcune volte capita anche che appunto dal momento che adesso lavoro anche tanto con Instagram mi capita di intravedere ma anche questa Vanilla.
Infatti un giorno mi piacerebbe magari invitarla su questo canale per sentire direttamente da lei, magari, perché sapete, parlarne dal punto di vista mio è un discorso, però sentire proprio la sua testimonianza potrebbe essere qualcosa di interessante. Ad ogni modo, parlando un po' delle sue interventi in TV, lei si presenta appunto in francese dicendo bonjour, vengo da Versailles, e poi entra tipo come una regina, perché lei veramente penso che, non lo so, perché lei sembra proprio che sia soddisfatta del suo aspetto fisico, anche se alcune persone che la conoscono dicono che in realtà non è soddisfatta e non lo sarà mai. Lei ogni volta prima di fare un'operazione dice ok, questa sarà l'ultima, e poi subito dopo, tempo neanche due giorni, se ne vuole rifare un'altra. Quindi diciamo che non so quanto sia soddisfatta o se proprio la soddisfa il continuare con questa strada della via chirurgica. Secondo me la cosa che mi spaventa è cosa succederà da qui magari a 20 anni, perché comunque si sa, si invecchia, e non so se una ragazza comunque così abituata a vedersi perfetta, almeno nel suo ideale di perfezione, come potrà vivere il vedersi magari invecchiare. Quello penso che sarà interessante, vedere anche la sua maturazione rispetto a un fisico che probabilmente cambierà nel tempo. Voi che cosa ne pensate? In ogni caso, il tipo di chirurgia a cui Vanilla si è sottoposta ha addirittura preso un nome tutto di per sé, che è chiamato Chiaracta Seikei, quindi praticamente chirurgia plastica per sembrare un personaggio degli anime. Questa tipologia di chirurgia veramente apre un forte dibattito, e c'è chi trova questo personaggio, questa chirurgia assolutamente spaventosa, e chi invece lo trova, come io stesso, abbastanza affascinante. Personalmente non andrei mai incontro a tutte queste operazioni, però è interessante vedere magari che cosa ha portato questa donna a scegliere di cambiare così drasticamente il suo aspetto fisico. Vorrei adesso concludere il video, secondo me, con la parte più importante, che è quello che ci porterà a rivedere il passato di questa ragazza. Un sacco di suoi compagni di classe, infatti, quando lei andava a scuola, la prendevano in giro per il suo aspetto fisico e le avevano dato questo nomignolo di Busu, ovvero brutta. E immaginatevi che lei è andata anche a confidarsi con il suo padre di come appunto i suoi compagni la definivano brutta. Suo padre ha avuto una reazione secondo me veramente vergognosa, infatti le ha detto beh, sei brutta, che cosa ti aspetti, fatti forza. Tutto questo sono state le sue parole. Immaginatevi che genitori terribili. E voi considerate che inoltre questa Vanilla aveva anche un fratello che era molto kawaii, come l'ha definito lei in questa intervista, ha detto che tutti lo ammiravano e lo volevano coccolare, mentre lei, che era, virgolette, brutta, era sempre lasciata in disparte. Quindi voi immaginatevi come questa Vanilla è proprio cresciuta con questo complesso e questo senso di inferiorità rispetto non solo magari alle sue compagne di classe, magari che erano a detta degli altri più carini, ma anche all'interno della sua stessa famiglia, appunto perché suo fratellino era più carino e più apprezzato da magari gli altri parenti o la gente che stava attorno. È veramente triste questa cosa, cioè secondo me io credo che qualsiasi genitore dovrebbe amare e rispettare i propri figli a prescindere dal loro aspetto fisico, come la maggior parte dei genitori fanno. E persone del genere, è veramente vergognoso che possano trattare i loro figli con così tale, con una tale leggerezza. Io tra l'altro ho un'amica ai cui genitori le davano praticamente della ragnetta crescendo, e che ha detto che non ha vissuto bene questa situazione, perché magari, non lo so, un genitore, un padre magari ti dice che, chi era anche, c'è stata una mia amica che le ha detto il padre che aveva messo su chili e lei ha finito per diventare anoressica. Quindi, cioè, veramente, secondo me le parole dei compagni che ti stanno attorno possono far male, ma le parole di un genitore che dovrebbe amarti a prescindere possono veramente portarti a fare di quelle cose veramente terribili, come appunto smettere di mangiare o il volersi sottoporre a questi 100.000 interventi. Cioè, che io dico ok, se era proprio quello che tu aspiravi ad essere va bene, ma se l'hai fatto solamente perché sei cresciuta con questo complesso, sinceramente lo trovo una cosa molto triste. Immaginatevi che questa Vanilla ha iniziato a rifarsi quando aveva solamente 18 anni, e la decisione di diventare simile a una bambola francese è stato perché ha visto una bambola appunto a casa della sua nonna, e
il suo sogno da quel momento era quello di poter diventare bella come quell'oggetto, come quella bambola che aveva visto nella casa della nonna. Secondo lei, infatti, se fosse riuscita a raggiungere l'aspetto fisico di una bambola, appunto francese, nessuno le avrebbe più potuto dare l'etichetta di brutta. Questa ragazza, comunque, andando incontro a tutte queste operazioni, ha completamente stravolto e cambiato il suo aspetto fisico. Se un giorno volesse tornare sui suoi passi, ormai queste operazioni sono praticamente irreversibili, perché ne ha subite talmente tante che non c'è più modo di tornare alla lei di un tempo. Quindi io spero veramente che sarà soddisfatta con il risultato che ha ottenuto. Io spero davvero che questa ragazza adesso creda di più in se stessa e che sia felice, perché non lo so, a me ha dato ancora questa impressione di non essere veramente soddisfatta col suo aspetto fisico e probabilmente non lo sarà mai. La cosa che più mi sorprende è che sinceramente io, quando ho visto le sue foto di lei da bambina, mi sembrava tutto fuorché brutta, quindi trovo veramente assurdo che sia i suoi genitori che i suoi compagni di classe siano stati così insensibili e che l'abbiano trattata in questo modo. Ragazzi, ditemi che cosa ne pensate, io sono curioso di sapere che cosa ne pensate, sia del suo aspetto prima, se la trovavate veramente così poco attraente, o se magari erano solamente gli soliti cretini che devono fare le battute sceme perché era una ragazza fragile, o se la trovate più attraente adesso dopo tutte queste operazioni, e se secondo voi riuscirà mai a raggiungere quella perfetta estetica di bambola francese. Io vi ringrazio veramente tantissimo di aver scelto di vedere questo video, spero tantissimo anche di vedervi in un prossimo video. Un saluto da Seba. Ciao.